Alright guys, good news and bad news. We got Everett as our insider, but he'll bail if we won't subscribe. So, guys, the subscription button, go get it! Bentornati a tutti ragazzi, sono Everett. Io non so se l'overkill lo fa apposta, se intercetta le mie telefonate, però ogni volta che un giovedì sera deve uscire un loro DLC, io sono sempre impegnato, però ok. Quindi andiamo subito a vedere cosa sarà, di cosa tratterà il John Wick Heist, il nuovo DLC che uscirà questo giovedì sera, 9 febbraio. Heist con la S finale perché saranno due le 9 rapine. E la novità è che ci sarà un nuovo datore di contratti, cioè Sharon, o Sharon, adesso non mi ricordo, il film di John Wick l'ho visto molto tempo fa, e ci darà appunto queste due nuove missioni. Sentiamo cosa da dire. Your reputation for professionalism is second to none. Everyone at the Continental knows this. Allora, la voce mi sembra molto quella di Locke, non so se è lo stesso voice actor, che tra l'altro saluto, che mi ha fatto la intro tempo fa, e che sento ogni tanto su Twitter. E in ogni caso, ha detto praticamente che la nostra professionalità a livello di Payday Gang non è seconda a nessuno, e lì al Continental lo sanno bene. Cosa vuol dire questo? Il Continental, se non avete visto il film di John Wick, è l'hotel in cui appunto John Wick, Keanu Reeves, andava ad alloggiare per la maggior parte del film, del tempo del film. E sarà interessante vedere sia Sharon come datore di contratti, magari visiteremo anche il Continental, non si sa, e saranno interessati anche le due nuove rapine. Come c'è, ovviamente costerà, uscirà il 9 febbraio, questo giovedì sera, verso le 19:20, se hanno qualche bug da fissare anche più in là, costerà $7 o 7 euro, che è andato uguale. E a me arriverà per posta una chiave di questo DLC, quindi mi arriverà gratis. Se mi arriva un pochino prima, non lo so, però se mi arriva un pochino prima dell'avviso pubblico, prima riesco a giocarlo, prima riesco a registrarlo, prima riesco a portarvelo sul canale, così magari ve lo porto prima dell'impegno che ho, magari, non si sa. In ogni caso, quindi tutti collegati giovedì sera, comprate questo DLC ovviamente, perché mi sembra veramente bello. Ci saranno queste due nuove rapine, un fucile nuovo, quattro maschere nuove e le cose che si scopriranno domani e nel day 3, appunto il giorno in cui uscirà questo DLC. Va bene, ci vediamo domani col giorno 2 con nuove informazioni sul DLC. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e alla prossima. Ciao!